Letizia Bindi, benvenuta, antropologa dell'Università degli Studi del Molise, benvenuta Gheo. E benvenuta ad Antonio, innamorato. Ciao Antonio, allevatore di famiglia di allevatori, hanno fatto la transumanza fino agli anni 70. Tu sei nato, no? Si può dire, in una famiglia che faceva la transumanza sempre, Antonio, così? Sì, la mia famiglia, siamo generazione che abbiamo fatto sempre la transumanza. Io sono andato giù nelle Puglie con la transumanza, cioè avevo appena 2 anni. La prima volta? Sì, la prima volta. Era su a Bieste, nel Gargano. Poi mano a mano siamo andati a diverse zone, Manfredonia, Torre Maggiore, Casal Vecchio, Casal Nuovo. Abbiamo girato un po' dappertutto. Ecco, tra poco tu ci racconterai cosa i ricordi di questo tempo in cui la transumanza si faceva. Oggi non la fai più, la fai in alcune occasioni particolari e capiremo poi con Letizia. Ma intanto Letizia, perché oggi è importante occuparsi della transumanza? Ma per una grande quantità di ragioni, non lo dico solo perché me ne occupo da molto tempo e fa parte di un progetto che condivido con molti altri colleghi dell'Università del Molise. Il Molise è una regione attraversata forse più di ogni altra da tutto l'intreccio dei percorsi tratturali ed era naturale che dentro la nostra università nascesse, ve ne sono stati nel tempo, ma ve ne sono anche oggi, gruppi di ricerca multidisciplinari che si occupano di questo. Perché occuparsi di transumanza? Potremmo dire che da un punto di vista dell'occasione del momento è interessante perché la transumanza è sottoposta in questo momento a un processo di candidatura alla lista del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Si saprà a fine ottobre. Esattamente, a fine ottobre avremo l'esito di questa procedura che è stata presentata dal Ministero delle Politiche Agricole sulla scia di una sollecitazione che però, questo è importante, è venuta dalle comunità locali del Molise, originariamente da una famiglia che è la famiglia Colantuono, che ancora procede con una transumanza totale, diciamo, dalla masseria di Frosolone a quella di San Marco in Lamis. Quindi loro, ma anche la Grecia e l'Austria. Sì, è diventata una candidatura di rete internazionale a cui si sono appunto unite la Grecia e l'Austria inizialmente, ma il procedimento in questo momento si sta allargando a macchia d'olio, la Francia sta istruendo il proprio dossier, l'Albania. Teniamo conto del fatto, e questa è la seconda ragione per cui è importante occuparsi di transumanza, che la transumanza è una delle prime grandi forme di produzione allevatoriale, di attività di mantenimento delle famiglie attraverso l'allevamento e attraverso un allevamento tra le altre cose molto sostenibile, perché essenzialmente segue il pascolo, segue l'erba. Ed è un modo attraverso cui interi paesaggi, prima parlavate del Celano Foggia, interi paesaggi si sono trasformati, plasmati intorno alla pratica pastorale. Le grandi vie d'erba, i 111 metri, quelli che erano definiti nel Regno di Napoli i 60 passi napoletani, erano le grandi vie d'erba che permettevano ai pastori di salire e scendere dai monti e portare le loro greggi incontro al pascolo. Incontro al pascolo. Fammi riaffacciare in cucina. Letizia, sì. Sandro, vedo che stai versando l'uovo. L'uovo nella zuppa, sì. Adesso lo facciamo sciogliere per bene. E poi impiatterai con del pane raffermo. E poi impiattiamo e uniamo del pane raffermo. Questo è un piatto semplicissimo. Semplicissimo, ma di una bontà, certo. Veramente. Racconta però una storia, racconta un po' le nostre origini, la nostra bellezza. È vero, è un piatto che racconta una storia di cui che tracce ci sono ancora oggi, Letizia? Allora, intanto le tracce sono delle tracce in primo luogo territoriali, archeologiche un po'. Esiste un tracciato molto molto ricco, capillare direi, di tratturi per l'appunto, questo vale per l'Italia ma vale un po' per tutta l'Europa, di tratturelli, cioè di linee laterali che permettevano ai pastori di ogni paese di raggiungere le strade. Che esistono ancora, perché sin dal 39 furono dichiarati patrimonio archeologico, culturale e paesaggistico i tratturi, però oggi vanno scomparendo. Questo è un altro pezzo della storia interessante, perché poi alla fine la conservazione dei paesaggi è fatta anche di normative e di normative che vengono anche in qualche modo contravvenute, non rispettate. Dal 39 il vincolo c'era, successivamente altre leggi nazionali e regionali le hanno vincolate, ma questo non ha impedito col tempo che
porzioni del tratturo che non erano più utilizzate, soprattutto con la crisi della produzione della lana e dunque un po' il crollo della sostenibilità dell'attività transumante in sé per sé, si sono cominciate a dismettere. Io volevo entrare un po' nel vivo della transumanza con la testimonianza di Antonio. Allora Antonio, tu sei figlio di un allevatore che faceva la transumanza, a 2 anni già sei andato sul tratturo. Sì, 2 anni già siamo andati giù nelle Puglie. Perché dal mio paese nativo, Roccamantolpi, durante l'inverno andavamo giù nelle Puglie, ecco, per svernare. E poi il mese di giugno, alla fine di maggio, si ritornava su al mio paese nativo, Roccamantolpi. Ecco. Oggi sei tu a Boiano? Sto a Boiano perché... ho l'azienda a Boiano, non sono più andata fino all'80, sono andato giù a Foggia. Ho realizzato questa piccola azienda e non siamo andati più nelle Puglie. Quindi hai fatto la transumanza per tutti gli anni fino al 1980. Sì. E che ricordi hai della transumanza? Ma ce ne abbiamo parecchi ricordi, non è che ce ne abbiamo uno solo. Sono dei ricordi perché mi commuovo dopo tanti anni con Letizia Binda e con Fabio Pilla, con l'Università del Molise, sono stato dietro a me come si faceva la transumanza. Tante cose, che pecora è questa pecora, allora quale pecora era che si faceva la transumanza, hanno fatto un po', hanno visto un po' di cose, io l'ho detto, sentite, questa è la pecora storica per fare la transumanza, che è la Gentile, la Gentile di Puglia, che è quella che tu ancora allevi. Sì, ancora ce l'abbiamo in purezza, ancora è quella in purezza, sì. Proprio sì. E che ricordi hai della transumanza? Era dura la transumanza, oggi non si fa più, a volte si fanno, si spostano gli animali con i cani, no? Invece all'epoca voi andavate a piedi per chilometri e per dei mesi stavate in fondo, allora, fuori quando casa. Quando si faceva a Roccamantolpi si arrivava giù a Manfredonia, si arrivava giù a Ascolo Sadriano, si impegnavano 11-12 giorni. E non è che un giorno o due giorni, cioè alla fine del distrutto, erano parecchi giorni. Poi non è come oggi che trovi l'acqua, quando la trovavi mangiavi bene, cioè ti arrangiava la meglio. E poi la notte non è che dormivi a riparo, stavi all'aperto. E non è che parecchi giorni facendo quella cosa là ti veniva anche lo stufo, dici ma per la miseria che ho ammazzato. Era molto molto dura. Tra poco Letizia vediamo anche cosa succedeva durante i mesi della transumanza alle comunità, alle famiglie, come è strutturata la famiglia. E adesso torniamo alla nostra transumanza Letizia, perché ci sono varie cose da dire. Intanto che oggi cos'è che osta a che continui la transumanza come un tempo, no? Quali sono le ragioni per cui in fondo bisogna dichiararlo patrimonio dell'umanità e impegnarsi a proteggere cose che rientrano in questa civiltà? Allora, intanto è chiaro... Sta scomparendo, che, questo sì, possiamo diciamo, dire. Come no? Pratica, perché? Una pratica in parte residuale, perché la transumanza non è facilmente sostenibile, richiede un grande sforzo, come giustamente Antonio prima ci ricordava, e soprattutto si è incrinato in qualche modo quell'equilibrio che per secoli, perché non dimentichiamo che questo è un fenomeno che attraversa l'Italia dal periodo preromano, si è incrinato quell'equilibrio importante che faceva sì che la vendita della lana, l'utilizzo della lana reggesse l'intera economia e con tutto il resto i pastori, la caseificazione, la carne e così via campavano. Soprattutto diciamo, si incrina questa idea di sacrificio, se vogliamo, per cui è più comodo allevare animali stallizzati, ma sappiamo che oggi, forse parte anche questo del recupero, il benessere animale da un lato e la qualità dei prodotti dall'altro è uno degli elementi forti, no, della filiera agroalimentare. Certo, si è tornati a capire che è importante, esatto, sia il benessere animale che la qualità dei prodotti. In questo senso diciamo, invece c'è una riscoperta, un ritorno alle transumanze. L'altra cosa è legata alla tipicità territoriale, un prodotto legato al tratturo ovviamente immediatamente diciamo, ha una visibilità, uno storytelling in qualche modo, no? Del prodotto stesso che è diverso. Ecco, la transumanza si basava su un complesso antichissimo sistema di rispetti e gerarchie, vero? Assolutamente. E c'era anche un ruolo della donna importante, sì, io della famiglia dire, del transumante. Da etnografa ringrazio Antonio, ringrazio i pastori con cui in questi anni ho lavorato per avermi insegnato tutto questo. Il sistema di organizzazione era
al dettaglio, c'erano gerarchie non ulteriormente chiosabili, non si potevano cambiare, c'erano rispetti che si dovevano avere, c'era un ruolo, come tu accennavi, della donna che durante i lunghi mesi dell'assenza degli uomini si ritagliava valore, importanza, si ritagliava ruoli di comando, in qualche modo di coordinamento della prole, di assistenza agli anziani. Certo che c'erano anche delle subalternità di genere, però in quella fase le donne dei pastori erano nelle fasi economiche. Ecco, cosa fate voi con il vostro istituto di ricerca? Allora, il centro di ricerca Bioculto è un centro di ricerca intanto multidisciplinare, non ci occupiamo solo di pastorizia e di transumanza, ma ci occupiamo e siamo partiti proprio perché la vocazione molisana era questa, occupandoci anche di transumanza e di pastorizia. Lavoriamo a una documentazione ovviamente su questo, a una raccolta delle esperienze. Mi interessa dire, perché credo che sia importante, non parliamo soltanto di cose antiche. Sì. Questo è un fenomeno che contiene queste grande novità. Queste foto che ci state dando, sì, sono meravigliose. In realtà, diciamo, le foto sono anche, diciamo, straordinariamente però evocative. Però non sono cose antiche, voi organizzate queste transumanze, sì, adesso. Questo credo sia proprio l'elemento di grande interesse. Parlare in termini soltanto nostalgici, come dire, atavisti, di sì, la transumanza è errato. Oggi è un fenomeno, quello sui tratturi, che tiene insieme i cammini, un certo interesse turistico. Tra le foto che vi abbiamo portato appunto di queste varie transumanze che abbiamo riproposto con Antonio Innamorato e la sua straordinaria famiglia, con i figli eccetera, sono immagini che tengono insieme il cammino, gli animali, i loro saperi legati alla pastorizia, ma anche i turisti, i camminatori, certo, curiosi. C'è una bellissima foto che noi abbiamo utilizzato tra le cose per la copertina di un nostro volume dedicato a questi temi, appunto anche con colleghi dall'estero eccetera, che è la porta di questo sito straordinario archeologico di Altiri a Sepino, da cui il gregge entra con Antonio Innanzi che lo conduce, e intorno i camminatori e sopra addirittura la porta i fotografi. Ecco, io ho sempre considerato questa immagine sintetica, no? Perché tiene insieme nuovo e vecchio, tiene insieme tradizione e modernità, la possibilità, sì, che un bene culturale sia sì una grande ancora al passato, ma anche una strada in avanti. Il tratturo era questo, non era, grazie, per niente vecchio. Grazie a Antonio Innamorato, allevatore, a Letizia Bindi, antropologa dall'Istituto di Studi del Molise, del Centro di Ricerca Biocult, grazie.